Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare di Formula 1, ancora una bella giornata per la Ferrari con Massa che è giunto terzo e Alonso quarto nel Gran Premio d'Australia, vinto da Button davanti a Kubica con la Renault, e questi risultati consentono ai due ferraristi di essere primo e secondo anche nella classifica del Mondiale Piloti. Alonso è in testa con 37 punti, Massa secondo con 33 davanti appunto a Button, il vincitore dell'Australia. Di tutto questo parliamo con il nostro inviato Leo Turrini. Buongiorno Leo. Ciao a tutti. Allora Leo, come valutiamo la posizione della Ferrari in questo momento del Mondiale? Beh, diciamo che la Ferrari sicuramente sta dimostrando di disporre di una macchina competitiva, con in più il grande vantaggio dell'affidabilità, perché la Red Bull è più veloce, ma anche in Australia Vettel è rimasto a piedi. Il fatto che Alonso e Massa siano primo e secondo nella graduatoria ridata è molto indicativo e soprattutto apre anche degli scenari intriganti, perché come si è visto nel finale della corsa di Melbourne, Massa non ha alcuna intenzione, diciamo così, di fare il vassallo dello spagnolo, se l'è tenuto dietro. Potrebbe anche essere un mondiale che se lo giocano in famiglia. Beh, questo ce l'auguriamo tutti, e adesso parliamo anche di questo Alonso, che è vero è partito piuttosto male, perché essendo terzo nello schieramento di partenza avrebbe potuto usufruire addirittura delle fermate di chi stava davanti a lui e vincere il Gran Premio, però è stato poi autore di una rimonta straordinaria e soprattutto ha contenuto anche Hamilton in un momento determinante della gara. Sì, diciamo che Alonso ha dimostrato, dopo l'errore clamoroso commesso al via, tutto il suo talento, perché è riuscito a rimettersi in carreggiata, ha ottenuto il massimo, ecco, per come le cose si erano determinate in partenza. Il pilota non si discute, tra l'altro questo errore che ha compiuto probabilmente è dovuto a una leggerezza. Melbourne è una sorta di circuito cittadino, si corre su una strada di tutti i giorni, ci sono le strisce bianche della segnaletica stradale, la pista era umida, e come sa anche una massaia quando va al supermercato, se tu sul bagnato metti le ruote sulla striscia bianca finisci col fare pattinare le gomme. Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo da lui, però dopo ha rimediato. Ecco, invece il campione del mondo Button, che ha vinto con autorità, come lo vedi? Ma guarda, questa di Button è una storia molto bella, perché l'anno scorso tutti abbiamo detto che Button si era laureato campione, pur essendo un paracarro, come lo definiva in modo sprezzante Flavio Briatore, sfruttando esclusivamente il vantaggio tecnico della Brown. Lui si è rimesso in gioco, è andato in McLaren, dove si deve confrontare con un fuoriclasse assoluto come Hamilton. La prima vittoria dell'anno della McLaren l'ha firmata il paracarro, tra l'altro mettendoci del suo, perché sulla pista umida Button ha avuto la prontezza di comprendere che gli era conveniente cambiare subito le gomme, montare quelle da asciutto, lo ha fatto, e il risultato alla fine, insomma, lo consacra quantomeno anche stratega, a pilota che ha l'abilità di interpretare le situazioni in modo rapido ed efficiente. Ecco, invece c'è un pizzico di malinconia e qualcosa in più forse per Schumi, relegato nelle retrovie. Qua sai, aspettiamo, sospendiamo il giudizio, è stato fermo 3 anni, però la sua prestazione in Australia è stata, questa sì, da paracarro, imbarazzante, di là del coinvolgimento nella collisione in partenza con Button e Alonso, quello può capitare, è un episodio di gara, non c'è stata malizia da parte di nessuno dei tre, però dopo abbiamo visto appunto Button e Alonso, come abbiamo raccontato, renderci protagonisti di una prestazione per quello che è il loro valore. Schumacher è rimasto confinato nelle retrovie per quasi tutta la gara, non è stato capace di superare la Toro Rosso dello spagnolo Alguersuari, e lì è maturata quella che tu chiami malinconia, perché Alguersuari ha 19 anni, potrebbe essere figlio del tedesco, e insomma è stato un confronto un po' impietoso. Molto bene, grazie a Leo Turrini. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ai prossimi appuntamenti con la Formula 1.